scorso secolo, dell'ancora l'anno scorso, figurati, 28 ottobre 2023. Premio Paganini, vince il violino del tedesco Zu. I virtuosismi di Simon Zu hanno conquistato la giuria del premio Paganini. Scusate, non trovo più la pagina. Eccoci qua. Premio Paganini, più professionale, penso a divertirmi. Violinista tedesco, due anni, si è imposto nella maratona musicale al secondo e terzo punto, due coetanei per quella della C. L'evento di Emanuele Spinone. Si impone per la tecnica, conquista per la sua interpretazione, un equilibrio perfetto di eleganza e passione, illuminato da lampi di vivace virtuosismo, e vince. Simon Zu, tedesco di Tubinga, 22 anni, si porta a casa il 57° premio Paganini, concorso internazionale di violino. Al termine di una lunghissima finale in due fasi, che si è conclusa ieri sera al Carlo Felice, una maratona in cui non solo ha dato prova di grande talento, ma ha anche sfoggiato un'innata vocazione per il palco, che ha fatto la differenza. Dedico questo successo ai miei meravigliosi genitori, che mi hanno sempre supportato nella mia carriera, anche se in famiglia non c'è mai stato nessun musicista prima di me. Commenta caldo Zu pochi minuti dopo il trionfo. Mai avrei pensato di arrivare a questo incredibile risultato. Ho cercato di fare del mio meglio, di dare il massimo. E all'ultimo ho pensato solo a divertirmi, senza più pensare alla competizione. Quando solo mi diverto sempre. Fare concerti è la cosa che più amo in assoluto. Certo, arrivare al verdetto non è stato facile per i giudici, data la bravura di tutti i candidati, come hanno ripetuto più volte in questi giorni. E difatti anche Jing Zhang e Qing Zhu Wang, seconda e terzo classificato, entrambi 22enni e provenienti dalla Cina, che si conferma fucina di talenti, si sono distinti nell'esecuzione dei concerti previsti tanto da meritare i convinti applausi di, scusate da parte, c'è un errore di stampa, da parte del pubblico che ieri ha riempito la platea mostrando viva partecipazione in ogni fase della gara. A rimando a dedicare a Zu ovazioni e qualche bravo. Anche a scena aperta. Durante la sua esibizione, nonostante il rigore della competizione che impone il silenzio assoluto durante la performance. Ma la magia che il vincitore crea sul palco è evidente a tutti. Lui non suona, si abbandona alla melodia, rapito, forse posseduto dalla musica di quel demone di Paganini, perfettamente a suo agio. Presente in ogni nota,
sia emotivamente che fisicamente. Un'esecuzione così convincente che rivale, oltre al primo posto e al premio di 30.000 euro, anche uno dei premi speciali della serata, quello della Fondazione Pallavicino, per la migliore interpretazione di un concerto paganiniano, e gli applausi sembrano non finire mai. Una vittoria meritatissima dunque per Zu, che segna il passaggio del testimone del Paganini dall'Italia alla Germania. Giuseppe Giboni, vincitore dell'ultima edizione del premio, sale sul palco per la consegna del riconoscimento. E l'orgoglio per il maestro Salvatore Accardo, presidente della giuria, e alle stelle. Entrambi sono miei allievi, provengono dalla mia scuola di Cremona, spiega il maestro. Poi subito interviene Nazzareno Carusi, direttore artistico del Paganini, per una doverosa precisazione. Ci tengo a sottolineare che, come da regolamento, il maestro Accardo non ha votato per i candidati che sono stati suoi allievi. Ma i premiati ieri sono stati tanti. Jing Zizang, oltre al secondo posto, conquista il premio speciale alla memoria del maestro Mario Ruminelli, del valore di 3.000 euro, mentre Akoshiro Takeuchi, 18 anni, vengono assegnati il premio alla memoria di Enrico Costa e il premio degli amici di Paganini. Faccio le mie congratulazioni a tutti i finalisti, commenta il sindaco Marco Bucci. Il premio Paganini è uno dei concorsi per violino più importanti al mondo e raggiungere questa fase è un grande traguardo. A nome di tutta la città, i miei più sinceri complimenti a Simon Zu. Ma per Zu la gioia della vittoria è un attimo. Parto all'alba per un altro concerto. Ho poco tempo da festeggiare, dice il giovane violinista, ma sono felice di essere a Genova. Questa è una delle più belle città che abbia mai visitato, e l'Italia è uno dei miei paesi preferiti. Qui la vita è molto più piacevole e rilassata che in Germania. Amo il cibo e la gente italiana. Genova adoro il mare, i palazzi. L'ho visitato poco, sono stato a Palazzo Ducale, ma mi piace tantissimo. Simon Zu, premio Paganini. Sotto riceve l'abbraccio di Salvatore Accardo. La stretta di mano di Giuseppe Giboni, vincitore nel 2022. Simon Zu, violinista, vincitore del 57° premio Paganini. Dedico il premio ai miei genitori che mi hanno sempre supportato. Sono il primo musicista della mia famiglia. Genova è una delle più belle città che abbia visitato. Amo questa città, è l'Italia, qui la vita è più rilassata che in Germania. Il riconoscimento Livermore, Momigliano e Perrone nominati nuovi ambassador. La finale del premio Paganini è stata anche l'occasione per chiamare sul palco tre nuovi Paganini ambassador. Il direttore del Teatro Nazionale di Genova, il regista Davide Livermore, di recente confermato per altri 5 anni. L'avvocato Paolo Momigliano, che ha ricoperto vari incarichi pubblici ed è attualmente presidente della Fondazione Carige. E Carlo Perrone, storico editore del secolo XIX, nonché presidente della Fondazione Friend of Genova, impegnato in interventi di valorizzazione della città, fra cui la nuova illuminazione di Palazzo Rosso, appena inaugurata.
voltiamo a pagina. Prima Genova nel 1865, poi l'oblio, ora al Filarmonico di Verona. Torna la Melletta di Faccio e Boito. L'opera è ingiustamente scomparsa. La storia. W. Edwin Rosasco. Quando andò in scena la prima volta a Genova il 30 maggio 1865 al Teatro Carlo Felice, La Melletta di Carlo Faccio, tragedia lirica, in quattro atti sul libretto di Arrigo Boito, ottenne un lusinghiero successo. Ma il passaggio più temuto, il debutto a Milano al Teatro alla Scala nel 1871, l'esito fu rovinoso. Di fronte a un pubblico avverso agli innovatori, Boito e Faccio, da sempre amici, legati entrambi alla scapigliatura milanese. E in quel momento invise Giuseppe Verdi, che si era ritenuto offeso da Boito. Fu autore in versi di una più generale condanna del vecchio e del cretino, che ammorbava l'arte italiana. Ironia del destino, sia Boito che Faccio sarebbero poi stati molto vicini a Verdi, il primo come librettista dei suoi ultimi capolavori, il secondo come suo eccellente interprete. In Italia e in Europa, Faccio che già aveva tentato le scene liriche con I profughi fiamminghi sul libretto di Emilio Praga, rimase talmente deluso dal fiasco scaligero che, nonostante le ripetute pressioni di Boito, da allora non solo si rifiutò sempre di riprendere L'Amleto, scusate, ma abbandonò definitivamente la sua attività di compositore d'opera in favore di una sfolgorante carriera di direttore d'orchestra. L'Amleto scomparve così per oltre 140 anni, scusate, ripreso all'estero un paio di volte. Solo negli anni recenti e ora in scena fino a domani al Teatro Filarmonico di Verona, città natale di Faccio. In prima rappresentazione moderna italiana, pubblico folto e un calorosissimo successo alla prima per una produzione che è prevista nel 2020, poi annullata a causa Covid. Rende finalmente giustizia a questo lavoro così a lungo dimenticato e ora meritoriamente riportato a nuova vita in teatro. Boito alla sua prima esperienza come librettista. Ma rispettò sostanzialmente la trama di Shakespeare, offrendo a Faccio un testo nuovo e pregevole, e la possibilità di realizzare pagine di robusta concezione, ma anche ricche di preziosità e sottigliezze nelle trame e nei colori dell'orchestra, che il direttore Giuseppe Graziani ha reso con viva sensibilità. Ben corrisposto da orchestra e coro, diretto da Roberto Gabbiani, della Fondazione Arena di Verona. Cast di buon livello, anche se spesso più attento alla performance vocale che all'interpretazione. Così l'Amleto, robusto e scolpito di Angelo Villari. Delicata e musicale Gilda Fiume come Ofelia, Marta Torbidoni, solida Gertrude, madre di Amleto, oltre a Damiano Salerno, Re Claudio e Saverio Fiore, nel ruolo di Laerte. Centrata alla regia di Paolo Valerio, con proiezioni di pentagrammi autografi di Faccio. Cantanti manovrati come burattini nella scena della rappresentazione dell'assassinio del padre di Amleto. Funerale di Ofelia in cui al commovente incedere, scusate, della musica si adegua all'espressivo ondeggiare del coro, scene spaziate con radi elementi puntuali projection design. Di Ezio Antonelli, costumi lineari semplici, scevri da datazione di Silvia Bonetti, efficaci luci di Claudio Schmidt, tutto
funzionale al positivo ritorno di un'opera che certo non merita l'oblio cui sembrava irrevocabilmente destinata. Due momenti dalla Meleta di Facebolto in scena fino a domani. Al Filarmonico di Verona, scusate, fatto NP. Trainazioni, falsi scoop e meme si inizia a delineare l'evento di febbraio. Sanremo che verrà. Fake news e targate Fioraro. Fedez pronto per il 2025. Burle confezionate sui social di Viva Rai 2 sono state poi smentite dalla Rai. Per il dopo Amadeus una girandola di nomi, Mannoia, Conti, D'Alessio e Bonolis. Il caso di Tiziana Leone. Che Fiorello abbia tutta l'intenzione di dettare l'agenda delle notizie sui festival di Sanremo è ormai evidente. Il suo Viva Rai 2 comincerà solo il 6 novembre. Eppure ha già tirato in ballo prima Jovanotti e poi Fedez. Due pezzi da 90 per scatenare relazioni, falsi scoop, presunte anticipazioni. Tutte sepolte sotto una grassa risata. Eppure ogni sua parola sul festival viene presa sul serio. Un oracolo che parla per bocca dell'amico Amadeus. L'unico in grado di diffondere il verbo sanremese. Superiore persino alla stessa Rai, costretta a intervenire su burle travestite da notizie vere. Come quella fatta ieri sulle vie di Instagram. Quando in una falsa telefonata tra Fiorello e Fedez, il rapper ha dichiarato di aver ricevuto da parte della Rai la proposta per la direzione artistica del Festival 2025. Una notizia lanciata all'alba, diventata virale in un attimo, su cui è cascato anche lo stesso amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, ospite di Aspettando Viva Rai 2, che su Rai Play ha accompagnato il pubblico verso la nuova edizione al via il 6 novembre. Di Sanremo 2025 non abbiamo mai parlato, si è affrettato a dichiarare Roberto Sergio. Fedez è una straordinaria risorsa artistica e anche alla luce delle nostre piacevoli telefonate. Confido che possa presto riapparire sugli schermi Rai. Non si è mai parlato di Sanremo. Basti pensare che Fedez si svegli, apra il telefono e legga le notizie per chiarire che nulla è come sembra. Scusate, basti aspettare che Fedez si svegli, apra il telefono e legga le notizie per chiarire che nulla è come sembra. Mi sono svegliato ed ero su tutti i giornali, dichiara via social. Quel pirla di Fiorello, lo dico in senso giocoso, siamo amici, ha fatto finta che io fossi al telefono con lui. Ma in realtà era un tipo che parla come me, ma non ero io. Non ho ricevuto nessuna proposta per il Festival 2025 e non credo succederà. Se dovesse succedere farebbe molto ridere. Troppo tardi ormai per fermare i meme con Amadeus e a Sanremo, ma con il volto di Fedez e la macchina dei social si era già messa in moto. Una manna per Fiorello pronta a riaffacciarsi sul web per dichiarare: ma cosa è successo stamattina? Abbiamo fatto una bulla per farvi capire che nulla è come sembra. Bisogna sempre verificare se la ride. Ma pensandoci bene, Fedez, come direttore musicale l'anno prossimo non mi sembra una cattiva idea. Anche Amadeus l'ho sentito e quando gli ho chiesto mi ha detto. E quando gliel'ho chiesto mi ha detto, scusate, minchia. Quindi verticerai, pensateci. Potrebbe essere una bella suggestione. Le ultime sette parole del maestro.
Ma i vertici RAI al momento non hanno altro pensiero che il Festival 2024, come ha voluto sottolineare lo stesso Roberto Sergio. Adesso pensiamo all'edizione 2024, Amadeus è al lavoro e ha tutto l'appoggio della RAI. Dell'edizione 2025 non abbiamo mai parlato. È vero, non se n'era ancora parlato. L'addio di Amadeus dopo 5 anni alla guida dell'evento. Così come dichiarato da lui stesso, ma apre tanti possibili scenari. Per un futuro ancora in bilico e difficile da decifrare. Difficile da decifrare, scusate, non sarà facile trovare chi sarà disposto a venire dopo di lui. Per ricominciare sì da zero, ma con le ultime 5 edizioni a pesare come un macigno. E non solo per gli ascolti raggiunti, ma perché hanno indubbiamente segnato una svolta nella storia festivaliera. Decisa a chiudere con un'edizione da record, Amadeus lascerà al suo erede una macchina ben rodata, che dovrà continuare a macinare canzoni di successo, capaci di bastarsi da sola. Anche se nessuno potrà mai sacrificare lo show sull'altare della sola musica. A fare da propulsore nelle prime 2 edizioni è stato lo stesso Fiorano, un'ancora di salvezza quando c'era da ritrovare un buco in fuga o quando si è trattato di esibirsi di fronte a una platea vuota a causa Covid. Amadeus ha poi imparato a ballare da solo, almeno fino a quest'anno. Quando Ciu ritornerà, forse fuori dall'Ariston, dove sarà con il suo Glass. Per condurre Viva Rai 2, mascherata da Dopo Festival. Ma riuscirà a resistere alle sirene del palco? E certo ci salirà nella serata finale per chiudere con Amadeus, quello che insieme avevano cominciato 5 anni fa. E poi Carlo Conti, Laura Pausini, Fiera La Mannaia, Gigi D'Alessio, Paolo Bonolis. Le strade di Sanremo sono infinite, ma chiunque tocchi dovrà ripartire dal via. Le selezioni per i giovani sono 49 gli artisti in corsa, la Liguria è grande assente. Per i 49 artisti ammessi alle audizioni dal vivo per scegliere gli 8 finalisti di Sanremo Giovani, non c'è nemmeno un Ligure, ma c'è ancora una possibilità, area Sanremo. Da qui la commissione sceglierà a novembre, scusate, altri 4 cantanti. Nella finale di Sanremo Giovani in onda in prima serata su Rai 1 dal Teatro del Casinò il 13 dicembre. Saranno scelti i 3 artisti che accederanno al Festival di febbraio insieme agli altri 23 big. Sono state 564 le richieste di partecipazione pervenute. 202 partecipanti provenienti dal nord Italia, 197 dal sud e 155 dal centro. La regione che ha presentato, scusate, il maggior numero di iscrizioni è il Lazio con 100 partecipanti, seguita da Lombardia 89 e Sicilia con 62 proposte. Sono 520 cantanti singoli. Scusate, mi è arrivato un messaggio. Di cui 334 uomini e 186 donne. 510 gli artisti singoli italiani, mentre 10 sono quelli nati in un altro paese. I gruppi sono 44 a esibirsi di fronte alla commissione presieduta dallo stesso Amadeus. Saranno 43 singoli. Di cui 14 donne e 29 uomini e 6 gruppi. Tiz Leo. Amadeus Fiorano al Festival di Sanremo del 2022. Lo showman ci sarà anche quest'anno. Ferrari Hans. Al Maxxi di Roma per il 75° della Costituzione, inaugurata dal Mattarella l'opera Non uccida.
presidente Sergio Mattarella ha inaugurato al Maxxi di Roma l'installazione Non uccidere di Emilio Isgrò e Mario Botta nella foto, ispirata dal 75° anniversario della Costituzione, con il ministro della Cultura Gennaro San Giuliano e il presidente del Museo Alessandro Chiuri. Il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo celebra la Carta Costituzionale con la produzione di un grande progetto commissionato a due. Scusate. Dei maggiori esponenti della cultura contemporanea. Per questa occasione, il capo dello Stato ha insignito il Maxxi di una medaglia del Presidente della Repubblica. Alessandro Giuli, presidente della Fondazione del Museo Maxxi, ha dichiarato: "Sono grato ai maestri Iscro e Botta per questo progetto potente e necessario che amplifica un imperativo primario, oggi più che mai urgente da ribadire: non uccidere. Il più solenne degli obblighi etici e morali e principio inderogabile sotteso alla nostra Costituzione. L'installazione entrerà nella collezione del museo, patrimonio di tutti gli italiani. Un progetto imponente, composto da un monumentale bassorilievo in pietra del Sinai di Mario Isgrò, articolato in 11 elementi, e dell'architettura in cedro del Libano, progettata dall'architetto Mario Botta e collocata nella piazza del museo. Direi che per il momento è tutto. Alla prossima!